Buonasera a tutti, cercherò di essere brevissimo e comunque il poster è lì, se qualcuno ha anche qualche informazione, poi domani c'è tutto il tempo per essere più dettagliati. Allora, in questa brevissima presentazione indicherò quelle che sono state le attività di ARPA Puglia all'interno del progetto SHAPE, che è un progetto di cooperazione, un'IPA avente come parte della regione Emilia-Romagna e 6 paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In particolare la Regione Puglia, l'Italia è rappresentata anche dalla Regione Puglia, che ha coinvolto ARPA per gli aspetti più tecnici. L'obiettivo del progetto è quello fondamentalmente di porre le basi per definire alcune delle linee per la gestione integrata delle aree marino-costiere, in particolare seguendo l'approccio ICZM, cioè quello di Integrated Coastal Zone Management. Possiamo dire che l'ARPA Puglia si è occupata fondamentalmente di differenti output, ma io qua andrò a descrivere esclusivamente quelli più tecnici, non quelli poi, come dire, più normativi che sono stati anche fatti. In particolare, il primo è stato quello di ha riguardato la definizione di quella che è la setback zone. Secondo l'articolo 8 del protocollo ICZM, deve essere definita una setback line, che sarebbe la linea di massimo run-up, quindi di massima risalita del mare durante le più importanti mareggiate invernali, e da questa linea in poi una zona di rispetto di 100 metri. Deve essere definita una zona di rispetto di 100 metri. Noi abbiamo cercato di capire quale potesse essere l'approccio migliore per poter definire questa linea di run-up e abbiamo deciso di utilizzare 4 approcci e di poi, come dire, integrarli tra loro. Due sono di tipo modellistici. Il primo ha avuto a che fare con come dire, la definizione mediante modelli matematici, delle linee di massima risalita. Un altro approccio modellistico è stato quello collegato con la definizione degli eventi estremi legati anche, per esempio, ad impatti di maremoti, cosa che ci sono stati in Puglia anche dire, in passato, non in epoca recente, però abbiamo delle testimonianze sul territorio pugliese. Poi sono stati utilizzati anche invece 2 approcci empirici che erano, come dire, hanno puntato il primo su un aspetto vegetazionale, cioè delle piante che più di tutte erano come dire, resistenti a un ambito più salino. E invece un altro aspetto era quello collegato alla verifica come dire, dei rifiuti, o comunque in generale dei rifiuti, o comunque tutti gli oggetti che potevano essere portati dal mare e come dire, la loro massima distanza, quelli più distanti erano considerati come quelli della massima mareggiata. Ognuno di questi approcci aveva dei lati positivi e dei lati negativi, ovviamente quelli matematici avevano i vantaggi di essere molto veloci nella loro applicazione, però necessitavano di elevate competenze, infatti sono stati affidati all'Università degli Studi di Bari, però il vantaggio è appunto quello di essere molto veloci. D'altro canto, i 2 aspetti che possiamo definire più empirici hanno il vantaggio di richiedere, in particolare quello relativo al censimento degli oggetti, come dire, più distanti dalla costa, di essere davvero facili nell'attuazione, non molto diversi da quello che noi facciamo, per esempio, per i rifiuti spiaggiati durante la Marine Strategy, però necessitano comunque di un elevato tempo. Abbiamo definito un'area di studio ridotta, quella compresa tra l'area marina protetta di Torre Guaceto e il SIN di Brindisi, quindi abbiamo definito un'area che tiene conto di vari aspetti, cioè la parte più a nord, quella di estrema protezione, la parte più a sud, quella più, come dire, anche martoriata nel tempo, essendo un sito di interesse nazionale, e una zona centrale invece all'interno della quale non c'è alcun tipo di vincolistica particolare. Quindi poi abbiamo integrato i 4 modelli per ottenere, come dire, una linea che è appunto la setback line, in base alla quale abbiamo definito questa setback zone. E possiamo dire che ci sembra che l'integrazione di questi 4 modelli è, come dire, senza dubbio, è quella che definisce le caratteristiche migliori, però probabilmente anche con i modelli empirici è possibile riuscire ad avere risultati molto simili. Il secondo approccio invece, il secondo output, è stato quello invece dell'analisi dei fattori multipli, sempre di stress, sempre in questa zona. Abbiamo definito
come dire, abbiamo diviso la zona in 15, in 15 griglie, in una griglia, scusate, di 15 settori, 18 settori, scusate, 9 nella parte terrestre e 6 nella parte marina, no, giusto, 15 settori, 6 nella parte marina, e per ciascun settore abbiamo messo su una griglia di 70 indicatori. Dei più vari. Per fare questi indicatori abbiamo pure fatto più incontri con tutti gli stakeholder interessati, dagli amministratori comunali alle, come dire, anche ai tutti i vari portatori di interessi, anche gestori di lidi, per esempio, per andare a capire quali fossero le varie pressioni che ci fossero sul sistema, anche quali fossero poi le risposte prese sia a livello comunale, a livello regionale, ma anche a livello nazionale in quest'area. Poi attraverso tecniche di statistica univariata e multivariata siamo riusciti a definire una serie di informazioni. Qua potete vedere una serie di, come dire, sono state prodotte davvero decine e decine di mappe nel quale ognuna veniva presa per ciascun indicatore, poi il diverso grado da, come dire, da basso ad alto, per esempio per lo sforzo di pesca oppure per la presenza di impatti, di impianti di acquacoltura, oppure per esempio la densità di popolazione, quindi una serie di vari indicatori. Possiamo dire fondamentalmente che il risultato più interessante che noi abbiamo ottenuto, oltre ad avere queste mappe che sono comunque state utili e quindi stranamente spesso ce le richiedono anche quelli della regione, normalmente non succede così nei progetti, però ci hanno chiesto più volte di fornirgli queste informazioni, è che abbiamo visto che non è presente qui il grafico, che se si vanno a correlare da un lato i diversi livelli di protezione, quindi alta, media, bassa e i diversi tipi di risposte, possiamo dire che paradossalmente nella zona protetta giustamente abbiamo una serie di vincoli, quindi il territorio è protetto. Nella zona che attualmente SIN sono state attualmente prese una serie di misure tese a tutelare e analizzare quella zona. La zona invece che ha, come dire, storicamente il numero di pressioni intermedie, che è la zona fondamentalmente a nord di Brindisi, della zona di Apani, è risultata la zona che è attualmente quella molto più a rischio. E noi abbiamo poi, possiamo, per chi vive in Puglia, può verificare costantemente questo risultato anche dei fatti di cronaca, perché essendo la zona appunto una sorta di zona libera, fuori da ogni controllo, dove abbiamo non dico quotidianamente, ma specialmente in questo periodo, fatti di cronaca collegati per esempio con la costruzione di lidi abusivi o utilizzano quest'area per discariche abusive, proprio perché è una zona di fuori controllo. Grazie mille per essere stato qui.